lo sportello lavoro. Uno sportello rivolto sia al disoccupato in cerca appunto di occupazione che alle imprese, in modo da fare rete tra chi cerca lavoro e chi offre opportunità. Allora, il lavoro è dignità. Fin dal mio insediamento nel 2014 ci siamo dati come obiettivo prioritario quello di sostenere il lavoro. Per raggiungere questo obiettivo, che è garantito peraltro dalla nostra Costituzione, ci siamo attivati quasi immediatamente introducendo l'osservatorio economico. L'osservatorio economico quindi ci dà lo spaccato di come la nostra città si muove dal punto di vista dello sviluppo. L'osservatorio economico si pone in un contesto più ampio di politiche attive per il lavoro, in cui noi stiamo cercando attraverso lo sportello di attuare un momento di incontro tra l'offerta e la richiesta. Abbiamo anche una importante collaborazione col Consorzio di Formazione Professionale Desio Brianza, che legge questi dati e che poi promuove corsi insieme ad altre realtà, da AFOL, ad altri operatori, che garantiscano la riqualificazione professionale dei nostri cittadini. Assessore Testa, quali sono le caratteristiche di questo sportello lavoro? Lo sportello lavoro è fortemente innovativo, sia da un punto di vista digitale che da un punto di vista progettuale. A sostegno dei lavoratori, ma fortemente orientato verso il mondo delle imprese. So che si muove in step, in fasi, come funziona? Sì, lo abbiamo articolato in 4 step. Il primo è rivolto a chi cerca un'occupazione o vuole ricollocarsi nel mondo del lavoro e attraverso la piattaforma Job Talent, quindi facilita appunto questo percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Il secondo aspetto invece è più legato al micro imprenditore, quindi il commerciante o l'artigiano, che hanno bisogno di essere informati periodicamente di bandi, opportunità, agevolazioni, tutto ciò che interessa il loro mondo. Il terzo punto invece è la previsione di 4 serate informative e formative su tematiche fortemente di attualità a supporto del mondo delle imprese. Ma la vera novità è il quarto punto, cioè? Un punto che si articola nel coinvolgimento di una ventina di principali aziende operative sul nostro territorio con le quali costruire insieme un progetto di comunità, un progetto di sistema. Il tema del welfare aziendale, il tema del management innovativo, piuttosto che quello della responsabilità etica di impresa. Creare valore all'interno dell'impresa, ma trasferirlo anche nella collettività. A proposito di valore, so che anche oggi lo sportello è in funzione, ci può accompagnare a vedere? Andiamo subito a vedere di cosa stiamo occupando. Allora, lo sportello lavoro è rivolto a tutti i cittadini muggioresi che intendono rivolgersi ad uno sportello che sia una vera e propria agenzia per il lavoro, quindi che metta concretamente in contatto gli utenti che cercano lavoro con le aziende che offrono lavoro qui sul territorio. I cittadini di Muggiò possono rivolgersi allo sportello tutti i martedì dalle 14.30 alle 18 e possono farlo contattando il comune telefonicamente oppure attraverso gli indirizzi di posta elettronica, che è tutto reperibile sul sito. Allora, diciamo che l'obiettivo di cercare di assistere veramente, di accogliere e assistere gli utenti, non come magari siamo abituati prima, che semplicemente passano, lasciano curriculum e dicono se trovi lavoro, ma cercando di fare accento proprio anche sulle politiche attive del lavoro, di assistere la persona, di accompagnarla nella redazione del curriculum se non ce l'ha, oppure nella revisione del curriculum, di attivazione dello stimolo della persona, di magari anche dare una specie di coaching, specialmente le categorie delle persone un po' deboli che magari hanno perso lavoro dopo tanto tempo oppure si trovano in una situazione di difficoltà. Operativamente l'incontro di domanda e offerta avviene anche attraverso il portale che già è stato inaugurato 3 anni fa, che è jobtalentconfortigenato.it, dove appunto ci sono le aziende che per conto delle quali mettiamo gli annunci e facciamo match con le persone che cercano lavoro. Il ruolo del comune è quello di velocizzare e snellire questo iter di incontro tra domanda e offerta.